Siamo qui a Lodi al Festival di Fotografia Etica con uno dei coordinatori che ci spiegherà un attimino quali sono le cose più importanti da vedere e se c'è un filo conduttore tra le varie mostre. Prego. Allora, il Festival della Fotografia Etica è giunto alla quinta edizione, organizzato dal gruppo fotografico Progetto Immagine su base totalmente volontaria. Il filo conduttore, il festival è diviso in spazi tematici. Quest'anno per la prima volta esiste uno spazio dedicato alla violenza sulle donne nel mondo, con 5 mostre, che affronta il tema della violenza ai danni delle donne in diversi luoghi del mondo e in diverse forme, da violenze fisiche molto gravi, quali l'infibulazione o il fenomeno delle donne bruciate in India, sino ad arrivare a violenze psicologiche molto più sottili, quali quello delle bambine, del fenomeno dei concorsi di bellezza per bambine di 3 anni negli Stati Uniti. Poi esiste lo spazio ONG, che è lo spazio con il quale è nato il festival, uno spazio totalmente dedicato a esplorare il rapporto tra le ONG e la fotografia sociale. E poi esiste uno spazio dedicato all'attenzione che il festival vuole dare ai fotogiornalisti italiani emergenti. Infatti si chiama Lo Sguardo Italiano sul Mondo, ovvero giovani fotografi italiani che si stanno affermando purtroppo soprattutto all'estero e che hanno raccontato storie le più varie nel pianeta. Quest'anno c'è il genocidio in Guatemala, come una storia sulla crocodile, che è una droga molto particolare che viene usata in Russia. Esiste poi uno spazio dedicato al premio internazionale, al World Report Award, che è organizzato dal festival e che prevede 3 sezioni differenti. Sono esposte tutte nello stesso spazio e quindi all'interno un lavoro sulla guerra in Afghanistan, o meglio, sulla condizione dell'Afghanistan negli ultimi 10 anni colpito dalla guerra. Non è tecnicamente un lavoro sulla guerra, ma è una condizione del paese in guerra. Un altro reportage molto bello che è legato a raccontare una storia un po' sconosciuta sull'addestramento militare dei ragazzini in Ungheria, quindi nell'Unione Europea, molto vicino a noi, e un'ultima storia raccontata con solo 5 immagini, la short story, sulla tematica delle pratiche in Africa a cui vengono sottoposti i bambini che si pensano essere posseduti praticamente, quindi un lavoro un po' forte. E il festival quindi si svolge in 12 sedi espositive, le mostre sono 19, e quindi un'esplorazione totale del rapporto che intercorre tra il reportage sociale, il fotogiornalismo e l'etica. Noi centriamo l'attenzione soprattutto sul fatto che il pubblico possa lentamente, in un'epoca in cui l'immagine viene cannibalizzata dalle persone in pochissimi istanti, sia obbligato, tra virgolette, a scorrere lentamente, a riflettere immagine per immagine, e soprattutto il punto forte del festival, sin dalla sua nascita, tutti gli autori delle mostre sono presenti, quindi in 19 autori divisi nei 2 weekend, e vi sono 19 visite guidate in cui gli autori accompagnano il pubblico e con la loro viva voce spiegano tematiche così particolari, così sensibili.